Dopo 4 ore intensa per un buco di parcheggio, accompagnate da parolacce variopinte, il siciliano al primo spazio non progettato per la sua macchina se ne fotte e gliela infila comunque. Una ruota sul marciapiede, l'altra sopra un ausiliare del traffico, esce dalla macchina buttando a terra il cancelletto della villetta con mezza sportellata, ma è un divieto di parcheggio e per non farsi multare stacca il passo carrabile e lo lancia verso le fresche frasche. Dalla Smart escono 8 persone e anche se materialmente è impossibile, grazie a ore e ore passate su Tetris riusciamo a infilare pure la nonna con tutta la seggia a rotelle. E si parte per la conquista della spiaggia. Sì, perché noi non ci ritagliamo un pezzo di battigia, ma creiamo un lido. Come Armstrong con la bandiera americana sulla luna, noi ci appizziamo l'ombrellone, che ha 2 funzionalità. La prima per riparare dal sole e la seconda come appenditututto dalla magliettina al salame essiccato. Chi conficca l'ombrellone non è un a caso, ma è stato scelto dopo tante battaglie con la sabbia. Si entra giusto poco poco la punta ed effettuando ripetuti cerchi, manco stessimo poi tanto una nave crociera, si alza il simbolo che fa capire a tutti ca siamo. Ombrellone 42 metri di diametro, con tenda intorno che in confronto il circo di More Orfei è una mappina. Nel frattempo i più piccoli già stanno armando una partita di calcio, prendendo a pallonate tutti, pure la gente che la tenda in montagna. E al 348esimo, mamma guardami, la signora in questione che era venuta solamente per rilassarsi si alza e gli stampa 5 dita sulla schiena, che il sole gli fa l'applauso per la scottatura perché lui di meglio non avrebbe potuto fare. Nel frattempo la nonnina sta facendo affari chi vu comprà, manco fosse il trattato di Campoformio, comprando dall'inutile braccialetto portafortuna, che visto chi lo vende mi sa come funziona, ai braccioli di marcia e orso, talmente stretti che ti misurano pure la pressione. Nel frattempo colpo di vento, l'ombrellone inizia a volare e ce lo scappa, ma alla fine lo riescono a bloccare dopo 16 km, ma nel frattempo aveva già cavato 4 occhi, infilzato un bagnino e pescato una pare cozze. Ora di pranzo c'è di tutto, talmente tanto di quel cibo che il sandwich lo usiamo per pulirci la bocca. Ma si sa, il bagno lo puoi fare 3 ore dopo, nel nostro caso anche 6, e lo raccomandi ai tuoi figli, ma il bambino siciliano, ancora con gli anelletti al forno che gli escono dai pori della pelle, già si trova nel fondale marino a giocare a mosca cieca con Nemo. Sono le 18 di sera, ma ancora per noi è passata mezza giornata, perché se non sono le 11 o mezzanotte non ce ne andiamo. Soprattutto i nostri genitori che con la scusa ci facciamo una partitella a carte si sono scannati a legnate svariate volte per un carico mancato, che adesso mio padre e mio zio hanno 2 cognomi diversi, ma tutto rientra nella normalità. Montiamo tutto ma ci rendiamo conto che abbiamo più cose di quando siamo arrivati, perché nel frattempo la nonna aveva comprato talmente tante cose che si può aprire un bazar e nuovo pianerottolo. I bambini prima di entrare in auto devono pulire i piedi rigorosamente e la madre con il telomare pratica una pulizia blanda ma che ti scartavetra la pelle dai piedi, facendosi aiutare dalle bottiglie d'acqua lasciate al sole di proposito, che in confronto la lava è fiocco di neve. Ustionati pesantemente nella schiena e camminando a tipo spaventapasseri con l'ernia schiacciata e distrutti dal mare manco avessimo travagliato in una fabbrica di alluminio, arriviamo a casa e con le stigmate nelle incinacchie, il linguine per chi viene da dopo l'abate, causate dal costume, passiamo la notte a casa senza condizionatore e chi zanzare. Ma anche questo ve lo racconto la prossima volta.